E signori, dopo circa un anno e sei mesi, il ritorno di Calpis! Hey, sono Calpis! Brother, Natale. Ma tu dove cavolo sei sparito? Lo sai che noi oggi, oltre che a fare il classico solito devasto di Ferro e Calpi, perché io ti ricordo che noi siamo i due della storia, no, Aspetta, il devasto mi sa che oggi sarà solo di Ferro, perché io non gioco da un botto, non sono più capace. Tranquillo, allora cercherò di reintrodurti nel mondo del pro playing, come te hai fatto con me in passato, perché dobbiamo tornare alla duo dei sogni, signori. Signor Calpi, ma prima di tornare devo capire un po' di tue intenzioni. Dobbiamo un po' parlare, perché qualcuno qua mi dice che è un volto famosissimo su YouTube scomparso completamente. Che è successo? Allora, adesso ti posso spiegare. Io ultimamente ho avuto una passione. Ok. E questa passione riguarda gli ortaggi e vendere la frutta. No, Calpi, allora, ok che siamo qua per scherzare, per vincere, per giocare, per divertirci, molto altro. Ok, a parte gli scherzi. Allora, a parte che qua c'è gente, quindi prima uccidiamo questa gente qui e poi ne parliamo. Eccoli. Ti prego non morire. Bomber, ho paura. Ucciso io? Aiuto, mamma. Ok, sto correndo. Ok, no, ma era un bot. Cioè, scusa. Cosa? Stai scherzando? Cioè, io stavo aiutando contro tizio da solo, quindi. Traccio niente. Senti, becca di stimini. Comunque, dicevi, passiamo alle cose serie. Che è successo, signor Calpi? A parte gli scherzi. Allora, ragazzi, seriamente parlando, ultimamente, da un po', tipo 5 mesi, quello che è, da quando non faccio più video, è perché non avevo più voglia di giocare ai videogiochi. Ma proprio zero. Ok, proprio... Infatti, io, che Ferro lo sa, che è mio amico, non ho mai quasi giocato. Cioè, avrò giocato 5 volte in 5 mesi. Potete notarlo dal fatto che non conosce che ci sta sta torretta che one shotta, che mi stavo shottando anche me, o che tipo non conosce a livello 19, regà, non... Vabbè, esatto. Cioè, mi stava un po' stretto giocare tutti i giorni, perché io ho sempre giocato da quando avevo 6 anni e quindi ho preso una pausa. Però io voglio sapere, ecco, ti propongo una domanda, forse lo stavi già accennando. Arriverà il ritorno di Calpis su YouTube? Allora, questa è una domanda molto bella. Se arriverà però in modo molto più chill, cioè farò cose più che mi divertono in primis. Ok, molto figata sta cosa. Posso chiederti una cosa? Tornerà anche la duo Ferro e Calpi? La Ferro e Calpi devi decidere tu, perché ormai io sono un pippone. Cosa vuol dire? Ma io, vecchio, quindi... ti accetto in ogni modo. Guarda che se tu me lo dici, se tu mi dai conferma, e se questo video dovesse raggiungere i 5000 like, quindi mi raccomando, like, iscrizione, codice Ferro, quello sempre per sempre, per massimo supporto. Intanto vengo a darti una mano, ragazzi. In tal caso, sappiatelo, faremo le FNCS un torneo insieme settimana prossima. Quindi già rivedrete un video. Sto correndo. Aia. Allora, adesso io ti devo dimostrare che non sono comunque una pippa, Adesso ti faccio vedere. Dove sta il tizio? Oh, cacchio. No. Mi sa che ti ho dimostrato esattamente il contrario. Io credo, mazzi, invece sono morto, eh. È qui, è un barbone. Ucciso uno. Lì davanti, Ferro. Devo... 37. Mi sta spammando. È quasi morto. Tu non hai capito, io ho uno di vita, ma scappa, per favore. Boom! L'hai ucciso! Morto. Bravissimo, signor Calpi. Ci stavo morendo io, non te, ok? Ma la skill non si perde. Brother, io comunque stavo dicendo, raga, 5000 like sotto questo video. E settimana prossima, dateci massimo 2 settimane, perché Calpi è anche un po' impegnatello, che sta ritornando alla sua routine quotidiana per tornare a fare YouTube, ed è un po' impegnato. Vieni qua che apriamo il bunker, raga. Torneo. Ci stai, Calpi? Io ci sto. Buono, let's go, signori. E già abbiamo pattuito un torneo con Calpi. Tanto complimenti per quel bel mova viola. Bravo che hai preso qua. Intanto te il medaglione, sì. Sai cosa fa? Allora, il mio so che mi dà lo shield fino a 50. Bravo, giusto? Ok, dai, non sei così tanto rimasto indietro. Cioè, nel senso... qualcosina, la so, perché qua in sta season ho fatto tipo 3 partite. Quindi qualcosa... Ok, interessante, sì. 3 partite sicuramente non sono abbastanza, ma va bene, lo accettiamo, poi signori. Ho scoperto una cosa assurda di sta season che è bellissima. Che roba? Che puoi modificare le armi, bro. Lei scoperto... C'è da 6 mesi, Calpi, sta roba. Ah. Cioè, da prima della season. Vabbè, ho capito. Non senti, andiamo a pushare, per favore. Magari troviamo pure un medikit per entrambi, che ne abbiamo abbastanza bisogno. E vinciamo sta partita e andiamo a fare un bel pol devasto, Calpi, come i vecchi tempi. Sì. Let's go. Oh, c'è gente che spara. Ferruz. La sento. Che... Dove stanno? 32 white, lì davanti. Allora, io ricordo che ho 16 di vita, però, Mamma mia. Bravissimo. Mamma mia, il dottor Calpis. Diciamo che forse questo qua non aveva proprio buildato, Però lo accettiamo. Sì, vabbè, ma lasciami convinto, dai. Occhio che ci dovrebbe stare l'amico, Sì. Oh, eccolo lì dietro. Full boxato, bam, ucciso, mamma let's go mia, mamma mia. Comunque a me mi hanno detto che tu sei diventato una bestia fotonica, brother, in questa season. Allora io devo ammettere che, tralasciando questa season, si sono diventato veramente veramente forte. Proprio a livelli molto molto forti, cioè, ma l'ho notato. Ma non ho un medikit, voglio andare a pushare, ma devo trovare un medikit prima. Quindi troviamo il medikit, poi ne parliamo, andiamo a pushare. Te lo dimostrerò sul campo di gioco, anche se più o meno abbiamo le stesse kill in questo momento. Quindi ecco, diciamo che non te l'ho ancora dimostrato. Signor Calpi, guardi qua anche cos'ho. Vabbè, Lamborghini, sì, è diventata... STO, signori. Oh mio Dio, qua ci sta pure
con il Classe G. Comunque, ma va più veloce? No, no, è solo più bella. Purtroppo okay, non è soltanto più bella. Ti ricordo che non è un pay to win. Oddio, almeno. No, no, non è un pay to win. No, non è un pay to win, esatto. Quindi ottima cosa. Non per noi che in realtà scioperemo tutto. Cioè, ti dico, con tutto quello che abbiamo speso, ragazzi, saremo immortali, secondo me, su sto gioco, Anche te, sai che io ho fatto tipo il conteggio del mio account tipo una settimana e mezza fa. E ho tipo speso, allora, ovviamente contando non i pass, tipo 3000 euro di account. Oh no, io non così tanto. Oddio, guarda che devi contare che le skin tipo dei pass valgono come skin comprate, quindi non no, ma tu non devi guardare le skin. Eh beh, cosa devi, guardi? Cioè, dovresti guardare quanto hai speso effettivamente. Giusto, diciamo che non è stata una cosa fattibile perché ho usato 6 conti e 6 carte differenti, tipo alcune di Po, vuol dire. Io ho visto proprio nel mio account e ho speso circa 1000 euro. Ok. No, un po' più di 1000 euro. Ma sai che forse hai speso anche qualcosa in più? Non lo so, vabbè, in ogni caso, le persone dici che ci stanno in sta lobby o fanno finta? Ok, fermo, no, sali, scusa. Vai, se ti ho investito. Ma no, ti ho tolto shield. No. Ah, ok, pensavo di averti tolto shield, scusa. Ok, allora, andiamo anche se un po' fuori safe a rotaio che ci stanno gli altri tizi con la taglia, anche perché diciamo che un medaglione, se permetti, lo vorrei pure no, io. Aspetta. Tu vuoi andare a rotaie con me che sono una pippa, fuori safe a pushare? Mi dispiace, è troppo tardi, ci siamo già. Ok, ci dovrebbero stare persone qua, Oh, sono questi, sono proprio questi. Vai. Investo. Vai. Boom! Bello! Oh mio Dio, investo pure. Bello. No, fra, aiuto, mi sta facendo. Ma che cavolo, ecco, appena. Era abbastanza prevedibile questa cosa. Ma tu sei. Che sfiga, ma sei finito nel suo box. Sì. Mi ha pure preso il medaglione. Oh cavolo. Ma sono tre team. Fra, no, devi scappare col rampino. Calpi! Vai via. Devi farmi da mental coach, Allora, bravissimo, calmati. Ce la farai, sei il più forte e sei anche bellissimo. Ok, guarda, mi tiro questo subito. Ok, il fatto del bellissimo mi ha dato un'autostima in più per riuscire a farlo. Ok, questi qua hanno pure rubato il medaglione. Sì, e come? Adesso dici chi lo intesta, sì. Però guarda, Guarda cosa gli succede. No, bro, guarda che anche dal cespuglio credo che vedano la luce. Può essere, ma non mi interessa bagliata proprio nulla. Adesso guarda, appena lo ci chiudo in testa, vediamo chi vede la luce. Adesso io tiro in testa. La vede lui la luce. Però guarda, Io però voglio la tua scheda, brother. No, ma lascia stare, con calma. Oh no, ma è un cretino, non ti vede. Bello! Bello! Sì, ferro, miglior player al mondo. No, si possono definire i più forti al mondo questi? No, si possono definire che sono in high ground 2 contro 1 e sono pure sfigati. Sì, potrebbe essere. Allora, in ogni caso, io voglio la tua scheda, è quello il problema. Allora, faccio il giro, Faccio il giro largo, ma vai, tranquillo. Sneaky. Brother, la tua scheda te la prendo, te lo assicuro. Allora, tu devi credere di essere un ninja, perché così loro non ti possono vedere. È una tattica che usavo quando giocavo. Giusto, guarda, salto. Triple dance. Vum. Ok, bravissimo. Ma sono ancora là, ma si levano da lì, per favore. Sì. Allora, quello lo cecchino in testa easy. Deve essere una cecchinata proprio sicura al 200. Fra, occhio che ci vede la luce. Brother, ma non sei preso qua, eh? Oddio. Ma che è? Ma ha visto? Sì, ti ha visto la luce del cecchino. Ma da dietro me l'ha vista. Occhio, un'altra auto. Ma che succede? Ok, però, ok, la safe fa ancora uno, fortunatamente. Però devi stare attento. Dimmi che non ci sta più nessuno. No. Bello. Ok, una torretta. Via. Ma no. Vabbè. No, sì. Non sono morto. Non sono morto. Finché non dico che sono morto. Che sei morto. Fermo. Ma non ci credo. Se dovessimo morire, siamo la duo peggiore di YouTube Italia. Ok, non più esagerare. La migliore. Oh, c'è gente. Allora, no, sono io che ho doppio cecchinato. Scusa, mi ho sbagliato. Comunque, no, non siamo la duo peggiore di YouTube Italia. Semplicemente siamo un po' arrugginiti. Molto arrugginiti, onestamente. Ma guarda, pure io tranquillo in questo momento. Vabbè, in ogni caso, non moriamo e tutto è risolto. Vai, cattivo. Vai, Calpi. Oh, ok, non mi sembra neanche questi più forti al mondo. L'ho attaccato l'impul. È morto prima. Ma non ci credo, Mattissimo. Allora, sì, potrei avertelo rubato, Sei stato cattivissimo. Questo. Ma perché la gente a volte è fortissima, a volte sono dei pipponi allucinanti? No, ragazzi, è vero. Questi qua erano palesemente pipponi. Non erano bot, perché buildavano, facevano. Però erano dei pipponi. Gente che poverina, adesso noi insultiamo. Magari ha iniziato a giocare da una settimana. Aspetta, ma qua c'è altra gente. Ferro. People's. Sentito spari molto lontani, però. Tantissimo molto lontani. Penso tipo 200 metri. Cioè, dobbiamo fare 3 km. Stai scherzando? No, ah, ok, forse stanno lì sotto. Oh, eccoli. No, anche loro sono delle mega pippe, fra. Ma dai. Credo, ma cos'è? Ma ragazzi, ma prima siamo morti, erano fortissimi quelli prima. Ma poi qua sono tutti fermi. Ma che fanno? Guarda un altro team. Ok, GG sotto le gambe. Ok, no, quello buildava almeno. Quello almeno riesce a buildare. Non mi entrano i build, attenzione. Ma stanno ancora sparando, io non capisco da dove, però. Là, e anche vicino a te, a quanto pare. No, vicino a me. Ma raga, non capisco. Ok, da me, eccoli qua. Qua in questa macchina dovrebbe esserci un player. Cioè, davvero? Scherzone, sta là sopra.
Bravo Ferruz. Così che almeno se ne sta un po' a casa, no? Perché ho visto che stava sparando al mio amico. Hai sbagliato. Come ti permetti, cretino. Allora, in ogni caso, qua ci sono altre grandi impulso. Bro. No, aspetta. Ho un'auto assurda. È la come la si chiama? Scorpion. Aiutami. No, non è la Scorpion. Forse è la Scorpion davvero. Ok, sì, è la Scorpion. Ah, è quella di ok, ma cosa sembra? Cioè, è quella di come si chiama? Rocket League. Però sembra la Mustang. Dai, vabbè, io di sembra auto sono veramente ignorante, quindi mi tolgo da sto discorso. Però è bellissimo. Ok, vabbè. E se ce ne tornassimo a rapide, dove c'hanno la scheda, vai, dove prima siamo morti. Dai. Oh, no, paura. La Calpi, vendetta, ascoltami. Adesso li distruggiamo noi. Questa qua non possiamo morire. Qua sì, non possiamo morire, tranquillo. No, sono cretino. Sì, fermo Scorpion. In ogni caso, busto. No, col cavolo. Che aspetto, ma hai sbagliato. No, pure finito il boost, tanto. Okay. Attenzione, sì, ecco lì con l'auto. Ok, lo so. Ma io ho 6 impulsi. Tanta roba. 6 impulsi sono assurde. Ci sta ancora il boss? Sono là. Qua c'è un gatto morto. Come un gatto? Nel gioco. NPC. Ah! What? Mano ci chinato in testa. Dove Ferro scappa? Vieni sotto cura. No. Non impulsa in caso, In caso impulsa qua. Impulsa. Oh, bravissimo. 30. No, sono forte. Io sono scappato. Rimpulsa. Hai 6 impulso, brother. Devi scappare in continuazione. Bravissimo. Io adesso vado sotto in un punto per farmi curare. Ok. Lui in teoria. Ok, non mi ha visto. Ok, tranquillo. Vai pianino, non farti sentire. No, sei matto. Mi ha sentito? Non lo so. Vengo io lì dietro, tranquillo. Ancora 50 vita. Tu sei vieni, matto. Vieni. Bravo. Vieni, piccola stella. Ok. Mamma mia, signori, il Calpis. Vieni. Bravo. Ti do pure un bacino. Quanti impulsi hai ancora? Caso? No, hai medikit? Zero cure purtroppo. Ottimo, io invece ho 3 scudoni, quindi te ne droppo anche uno, sì, se non è un problema. Prima fai una roba, tirati. Grazie. Questo. Anzi, no, prima tirati io forse. No, me lo devo fare. Vabbè, non sto capendo nulla. In ogni caso, tirati pure lo scudone. Ok. No, prima il medaglione. Ma se arriviamo a pusharci. No, me lo faccio. Dai, sì, facciamoci una volta al paese. Allora, ho bisogno di un medikit e poi possiamo tornare a pushare. Hai bisogno di master? No, ce li ho, tranquillo. Ottimo. Un medikit e pushiamo, trovato. Oh, trovato perfetto. Subito. Mamma mia, signori. Sono stato un pollo, La seconda volta no, sono. No, Prami hanno cecchinato. Ma questi qui sono. Riesci a scappare, ti prego. Io impulso un attimo sopra. Bravo. Ok. Scappa, ti porto lo scudone. Sì. Prova a raggiungermi appena puoi. Sì, adesso però posso. Lo cecchino anche in testa su qua, perché veramente ha rotto le scatole in una maniera impressionante. Dove sta? Qui. Metti un muro dietro di te là. Sì. Metti dall'altra parte, così almeno ti posso tirare contro lo scudone. Spero che ti possa arrivare. Sì, grazie. Ma sti qua sono. Qua ci sono persone anche dietro, assurdi. Bro, da dietro pure. Stanno davanti, dietro. Ok, è cecchinato, che questo è un botterello. Ottimo. Ok, ucciso. Questi invece sono fortissimi. Dove? Ma io non sto capendo a chi ti riferisci. Cosa spari, cosa fai? Ma questi qua. E ci sta un altro team là in fondo. Eccolo, ma che è? Ah, ma è il boss. È il boss, okay. Il boss. Quasi stai imperato, ma no. Un po' di confusione da parte tua. Allora, ci sta un team là in fondo dove ho appena pingato di rosso. E un team qua. Io sai cosa ti dico? Faccio questa giocata e vengo lì. Aspetta, con mio fratello Calpi. Gigi, mi hai bloccato. Scusa. No, vabbè, ma non ci credo, fra. Dai, ma non è possibile. Da dove? Continuo a cecchinarmi da est. Ok. Aspetta, io adesso tiro. Apri qua. Le appiccicose. Ok. Gli ho fatto. Bravo. Un 30. Ma io lo sai quanta vita ho? Tu hai... veramente poca. L'ho notato e hai bisogno di un medikit. Io. Cavolo, per poco. Brother, tu dovresti trovare un medikit. Non ho più scudi, non ho nulla. Se mi dai un attimo il medaglione, mi curo poco. Beh, diciamo che non è la cosa migliore, perché se dovessi morire. Allora, aspetta, vieni sotto, fidati. Okay. Vieni sotto, lascio del loot. Dimmi che ci stanno cure, bende. E scudoni. Sì, buonissimo. Sì, tutto sì, tuo, sì, te lo lascio. Questo è tutto tuo di loot, Mamma mia, in sta partita mi sento un po' un peso, lo sai. Ma in realtà no, mi hai appena arrestato. Cioè, pensa te che se non ci fossi stato te saremmo già morti, ok? Grazie così. Per questa finta carezza. No, non è una finta carezza, è una carezza piena di autostima che ti si dovrebbe incorporare. In ogni caso, ci stanno troppe persone. Vabbè, tranquillo. Adesso noi prendiamo con calma e poi li distruggiamo. Ok, cecchinato uno. 110, quello con il medaglione e tutto, molto bravo. Allora, consiglio mio, brother, safe, sì. Con calma, vieni con me appena okay, riesci. Ok, allora andiamo via da sto fight, sì, perché no. Io la vedo veramente, sì, grigia, anche perché... Tizio ti sta venendo a pushare, Oh cacchio, ma no, mamma mia, ragazzi. Mi sa che sono qua dentro. Dov'è? Non lo so. C'è un altro team forse anche lì, sì. Dici? Ok, allora riandiamo più in safe. Vediamo che fanno loro, se si espongono. No, okay, forse non mi sembra. Là, se vuoi altro impulso, vicino alla pistolina che ho pingato. Mamma mia, raga, che situazione strana, ve lo giuro, ambiguissima. Ma cioè, io non capisco nulla in sta season, perché mi cecchinano tutti sempre. La gente, raga, con lo sniper è così. E meno male che hanno messo la roba che lo riesce a spottare. Cioè, a spottare tipo con la luce, perché sennò sarebbe impossibile. Signori, stiamo applicando una tecnica che non dovreste poter vedere voi. Questa tecnica è illegale in 47 paesi diversi, non utilizzatela. Ma noi possiamo, perché siamo belli. Siamo belli, bellissimi, sì, esatto. Allora, in ogni caso, persone, nulla, non siamo in safe, dobbiamo già quittare la tecnica. Oh, ci sta però buttato, un classe G buttato. Dietro? Sì, dietro. Sai che in realtà allora potremmo pensare di andare sì, là. Sì, più che altro abbiamo bisogno di un po' di loot. Cioè, io sto messo veramente male. Vogliamolo pushare? Proviamo. Dai, proviamola. Aspetta. Vai, si prova, signori. Io vi ricordo ancora, codice ferro nel negozio oggetti per il massimo supporto, perché stiamo andando. Però stanno uccidendo il capì? Boss 34 due volte a uno. Bravo. No, sono un cretino. Tu stai andando.
Aspetta, gli rubo il medaglione. Bello! Ho ucciso! Bello! L'ho ucciso dietro il muro. Ruba il medaglione. Ruba tutto, ruba tutto. Bro, non so cosa fanno questi medaglioni, però io nel caso arraffo. Oh, io questo voglio. Oddio, lo volevi tu questo? Piano, no, tieni pure. Tieni questo. Che cazzo? Allora, sì, aspetta. Te prendi. No, ricambia. Switcha. Droppa. Prendi. Ok, let's go. Perfetto. Oh mio Dio. Abbiamo. È il pompa spammone. Devi spammare con quello fortissimo, eh. Aspetta, ma il medaglione che cacchio fa? Io ne ho un botto. Vabbè, andiamo via. Scappa. Come ne hai un botto? Cioè, ne ho. Ne ho due medaglioni. Ho un medaglione di Montago e di Valeria. Tanta roba. In teoria allora ti dovrebbe dare solamente più scudo. Te lo rebutta, non so, più veloce forse. Boh. Allora, in ogni caso, ricordati che qua ci stava un altro player. Okay. Sì, dovrebbe essere l'amico del bomber. Mi ha cecchinato, ovvio. Quello dietro? Sì, sì, è fuori safe col cecchino. Allora, tu vattene verso la safe che ti prova. Aspetta, no, io mi devo un attimo shieldare per forza. Fai ciò che vuoi, però occhio la safe. No, il medaglione mi dà un botto di shield. Esatto. Ma dove sta? Era fuori safe. Ma stanno da sopra l'isola. Mi sa pure, o sbaglio? Vabbè, ma è un casino, raga, cioè non si capisce nulla. No, bravo, non capisco, cioè te lo giuro, vorrei capire. Vabbè, allora facciamo così, stiamo un attimo fermi, non ci interessa capire, ci interessa vivere. Bravo, bravo, esatto. Però io sono abbastanza sicuro che qua fuori safe spunterà un tizio, perché prima mi ha cecchinato. Ma era il tizio d'altronde, ci sta, abbiamo killato l'amico, ma ne mancava uno comunque, sì, in ogni caso, all'appello. O dentro questo cespuglio, adesso faccio l'aggredita pazza. Giuro, raga, partita strana però, Sì, 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 stiamo scappando da 3 ore. Infatti. Proviamo ad andare lì sopra, prova a cecchinarlo, guarda, guarda che è fermissimo. Non lo vedo. Non è più, però non ti vede. Dai, non lo vedevo. Vabbè, ma tranquillo, non... Se no riftiamo gli in bocca. Tattico, andiamo. Esatto, riftiamo proprio addosso. Allora, te il pompa spammone, sì. Te devi proprio entrare nel box, 3, capito? 3, 2, 1, via. Vai, in bocca, Anzi, prendi like qua. Vai che gli entro in faccia. Okay. Oh, l'ho distrutto, fra. Ha pochissima vita. Arriva l'altro. Ha jumpato. No, si è bloccato, che cretino. Ok, 50 l'altro craccato. Bombe. Ok, arriva da te, no! Dietro. Ha uno di vita. No, sono scuro. Ok, no. Tranquillo. Che schifoso. Ucciso. Mi ha finito. Ok, tranquillo. Vabbè, ma tu ce la puoi fare. Adesso sei messo da Dio. Brother, sono letteralmente messo meglio di tutta troppo la mappa. Bene, guarda cos'ho. Non puoi più rebuttarmi, però te la puoi vincere da sola. Da sola, perché sei bellissima. No, da solo. Wow. Allora, signor Calpi, devo scappare. Via. Mi lancio? Sì, c'è l'acqua. Ok, in ogni caso non mi fidavo, onestamente. Giusto. Mi dispiace, non mi fidavo per nulla. Oh, perché? Porca paletta, ma corri! Ok. Oh, hai visto? Sono rimaste quante? Fortunatamente no. Ma ci stiamo. Okay, no player. Allora, mi dispiace di una cosa, che ho preso praticamente tipo 2 assalti. Volevo lo sniper. Io sono molto forte con lo sniper. Devi, brother, devi collarmi tutto. Tutto ciò che vedi, che i miei occhi non vedono, perché sono troppo concentrati. Ok, ok, tutto quello. Va bene. Tutte le cose razionali, irrazionali che possono succedere. Puoi fare un flopper in questo momento che ti fulli di vita? No, perché c'era quella cosa e mi rifullo con questa. Grazie, Calpi. Vabbè, allora non dico più niente. No, sì, tizio allora, davanti, come... sicuramente lo vedi. Ottimo, lo pushi con un nabbo. Okay. Oh, occhio al cecchino. Attenzione qua, ferro. Ah no, è un bot. È un team da 2, poi sono tutti da soli. Ok, guarda che faccio, Quindi se ti... Okay. Se tu ti uccidi sto team, sei praticamente 1v1v1, tipo. Ok, attenzione. Guarda qua che faccio. Vai. Guarda qua, Calpi. Wow. Che tecniche. Vabbè. Ma scusa, ma questi qua sono in 8, non sono in 2. Oddio. No, Ferro, quando fai così mi fai veramente emozionare, te lo giuro. Let's go. Non sono più abituato a vedere tutta questa provanza. Ma da dov'è che mi sparano altri? Non lo so. Ma che è? Non ne ho idea. Mi stanno sparando altri 6 tizi, quello sì, è il problema. Sì, ma secondo me sono la maggior parte NPC. Oh. Oh. Occhio, no. All'amico. Ah! No, bro, questi qua c'hanno 6.000 cosi, talismani. Ma quante vite hanno? Ma perché si continua a curare col talismano? Ok, piano, oh mio Dio. Devi uccidertelo, non puoi continuare a fare danni così, sennò si cura. Devi tipo provare a boxarlo, a fare qualcosa. Bello. Così? Bello. Ma che... Hai 70 mazzo. Hai finito le build, fra. Oh mio Dio! Okay. Oh mio Dio, cosa ho visto? Piano! No, hanno rebuttato! No! Aspetta, è fuori safe però! Ok, fermo. Puoi ucciderli. Devo prendere questo. Devo prendere il cecchino! Ma sti cavoli del cecchino! Oh, voglio il cecchino, ma è pure verde. Va bene. Era fuori safe, è lì. Scherzavo. No, era... Beh, frate, che li mangi. Li mangio? Sì. Calpi, questo per te. No, aspetta, no, ma piuttosto nessuno. Vai in safe. Ferro, dai, gioca serio. Io la voglio fare la prima victory royale di sta season, per favore. Non l'hai ancora fatta? No, okay, mi sa che non l'ho mai fatta. Oh mio Dio! Te la concedo così, se non è un problema. Vabbè, Ferro, sei incredibile. Dove sta il tizio? È a sinistra, è a sinistra. Allora, se sei un uomo, gli fai headshot col cecchino. Mamma mia, mamma mia. Oh mio Dio.
No, sarebbe stato epico. No, okay. Ma perché tanto ormai faccio si è già bassuda, curato. Faccio una bassuda, ovvero questo, e mi giro e vado. Lo faccio così. Vabbè, è morto. Flicchettino. No! Ehi, brother, dove stai? Oh, let's go! Dio! Signor Calpi, posso dirti una cosa? Questo era il ritorno che tutti volevano. Abbiamo pure vinto, quindi la coppia di YouTube Italia migliore di sempre è tornata. Wow. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo like, iscrizione, Calpi. Vogliamo che torni a fare video. Scrivetelo tutti nei commenti. Bella rega! Bella.